Il mondo delle sfilate. Io ho raccontato storie di ragazze che dovevano tenere la taglia 36. Ricordiamo che la taglia 36 credo da un po' di anni sia assolutamente vietata nel mondo della moda in Italia. Si parte dalla taglia 38. Però ancora, sì, ancora adesso succede, ecco, che ci sono state tante ragazze, ragazze e ragazzi che sono stati spinti, no, a non mangiare più, a vivere queste continue vessazioni col problema di peso e poi sono sfociate poi addirittura nell'anoressia. Tania, tu in questo che cosa mi puoi dire, che riflessione vuoi fare su quanto hai sentito? Allora, innanzitutto, secondo me, sia nella moda che in questo campo, nel campo delle atlete e delle ginnaste, c'è il problema di uno stereotipo. Vale a dire, questo stereotipo è lo stereotipo della magrezza a tutti i costi, che anche la modella più magra, piuttosto che l'atleta più magra, è migliore di quella leggermente più tornita. Io ho letto anche di testimonianze di atlete, di ginnaste, che dicevano che magari a parità di esecuzione dell'esercizio, o magari la ragazza più tornita faceva l'esercizio anche in maniera migliore, paradossalmente veniva premiata quella più magra e andava avanti quella più magra, perché c'è questo stereotipo di modella magrissima come di ginnasta magrissima, per cui bisogna anche lavorare nello scardinare questo tipo di stereotipi. E per quanto riguarda invece gli allenatori, il problema di questi allenatori, che sicuramente in alcuni casi sono degli allenatori che hanno sbagliato, ma loro stessi sono state vittime di un sistema, cioè quello è il modello educativo e il modello di allenatore che hanno ricevuto loro stessi. Queste allenatrici di oggi sono state a loro volta delle atlete che sono state vessate per il peso e sono state pressate in questo modo e stanno ripetendo lo stesso modello di allenatore che hanno ricevuto. Per cui dovrebbe la federazione entrare in questo sistema e formare delle allenatrici e degli allenatori che scardinino questi tipi di stereotipi e questi tipi di modelli di allenatori. Comunque penso che ormai è sotto gli occhi di tutti, per cui tutto questo sistema verrà assolutamente, spero, revisionato, rivisto. Si è scoperchiata. Si è scoperchiata. Cioè, la danza classica è anche peggio della vita, la danza, insomma, per cui anche che serve anche per altri ambienti, esatto. Questo, no? Allora, quello che, ecco, voglio ricordarlo, l'abbiamo detto, ma lo voglio ricordare, però che non si getti un velo, diciamo, fumogeno su una cosa che è sana. Questo è agonismo ad altissimo livello, ma la ginnastica artistica o la ginnastica ritmica la fa anche la mia nipotina Caterina, che ha 10 anni, ma non esiste questo problema. La fa mia madre. Allora, che ne ha tassa. Rassicuriamo il mondo che lo sport va incentivato, perché anche dal punto di vista proprio, diciamo, del corpo, della struttura del corpo, non incentiviamo i comportamenti contro le donne, ragazzi, scusate, cioè, questo va benissimo, sono d'accordissimo, vorrei creare sport, però quando c'è una sola ragazza che dice e denuncia di aver subito vessazioni, va non solo ascoltata, ma va riformulato e riscardinato un sistema, certo. Perché io davanti a un racconto di quel genere, perdonatemi, ma non chiudo gli occhi. Però non bisogna chiudere gli occhi. Solo una cosa però. Torniamo a parlare con... Dimmi. No, solo una cosa. Lo sport però, il benessere, quando si parla di benessere si deve parlare di sport amatoriale, perché lo sport agonistico è tutto tranne è quello che ha detto, benessere. Quello che stiamo dicendo. Allora, quello noi torniamo a collegarci oggi con una nostra storia, Giulia. Giulia è una ragazza straordinaria, che sono molto contenta di rivedere oggi, che combatte continuamente con la sua ossessione per il peso, fino ad avere gravi problemi fisici, tanto che domani, il giorno del suo compleanno, dovrà sottoporsi a un importante intervento. Prima, diciamo, non doveva essere obbligatorio, adesso questo intervento purtroppo lo è diventato. Adesso noi vi raccontiamo bene tutto, mandiamo questa copertina, grazie. Ho paura, non riesco più a muovermi. All'inizio perdi peso, ma sei ancora in forze, cioè anzi, ti senti super, ma pensi di poter far tutto. Arrivi a un punto che non ce la fai più. Giulia
Andrea ha quasi 33 anni e pesa 41 kg e da 20 anni lotta contro l'anoressia. L'amica è stato un provino che è andato male. Mi sono state dette delle parole tipo ti consiglio vivamente di chiamare un dietologo. Non ho chiamato il dietologo ma ho cominciato a fare di testa mia. Ho cominciato a mangiare una mela a pranzo. Poi arrivavo a casa, aprivo il frigo, prendevo le cose in mano e le riposavo. I capelli, avevo una marea di capelli, quanti ne ho persi, le unghie. Non mi crescono più le unghie, io ci tengo tantissimo. E mi trovo che non riesco ad alzarmi in piedi. E per guarire devo prendere peso, perché sennò non ho le energie per fare tutto quello che mi piace. Giulia. Ciao. Eleonora. Ciao, amore. Ciao. Ridevo fino a 2 secondi fa, dicevo sono la ragazza più pacifica e serena in pace con me stessa, poi riascoltare queste storie e sentire la mia voce fa un po' male, però sto bene, sono felice, sono solo emozionata, ecco, diciamo così. Anch'io sono emozionata a stare con te oggi, lo sai che ti tengo molto a te, alla tua storia, alla tua famiglia. Di vicino a te c'è una nostra... Se no non sareste di nuovo qua. C'è la nostra Giovanna Savini. Giovanna, allora parlavamo prima di un'operazione che Giulia dovrebbe fare domani, se non sbaglio, per il giorno... Fra l'altro domani è il giorno del suo compleanno, per cui non avrebbe voluto... No, no non è domani, non lo so, mi hanno detto... Sabato è il mio compleanno. Non è domani. No, mi fa... è come se mi... No, perché io Giovanna ho detto mi fanno il regalo di compleanno, mi fanno le... Posso dirlo? Ok. Allora, come regalo di compleanno subirò questa operazione. Che tipo di operazione è, Giovanna? Sì, allora, il compleanno di Giulia è sabato. Lei in realtà però domani lo considera un giorno di rinascita, quindi per quello, insomma, lo considera l'inizio di una sua seconda vita, in realtà, no? Vuoi vederla così? Sì. Perché che cosa è successo, Eleonora? Noi appunto ci eravamo incontrate ad ottobre, avevamo conosciuto Giulia che aveva dei forti, fortissimi dolori, quasi non si poteva più muovere. C'è il microfono di Giovanna che non si sente dopo... bene. Puoi essere più avvicinata al microfono? Si sente? Ragazzi, perché ti sento un po' male. Sì. Adesso. Ok, adesso mi sentite? Ora sì. Vai. Ok. Dopo la nostra ultima diretta, Giulia aveva dei dolori fortissimi, ha fatto degli accertamenti e cosa ha scoperto? Che in realtà delle vertebre hanno ceduto e quindi insomma rischiava anche di non potersi più muovere, di dover vivere sulla sedia a rotelle. E quindi hanno iniziato i suoi genitori ad accompagnarla a fare visite specialistiche, eccetera, e sono riusciti ad avere questa data dell'intervento che sarà domani, sarà effettuato domani, anche per questo lei è molto emozionata e quindi spera che da domani, dopo questo intervento, lei possa ricominciare a vivere, a muoversi, ha voglia di lavorare, ha voglia di riprendersi la sua vita. E ascoltando anche le parole delle farfalle azzurre, le ragazze che hanno denunciato un po', rivissuto anche tutta una serie di sofferenze, lei lotta da 20 anni, ma in realtà il suo incubo è iniziato proprio in corrispondenza dei 14 anni, insomma di quell'età che è molto delicata, ed è insomma tutto è iniziato anche dopo le parole di un insegnante. Certo, che è un'età delicatissima, delicatissima, in cui le ragazze vanno assolutamente accompagnate, ragazze, ragazzi, vanno assolutamente accompagnati, per cui tu ti sei rivista in alcune cose prima, Giulia? Di vedere in del tante, tema che abbiamo in molte, in tutte. Solo che no, quando ho sentito la storia del ragazzo che diceva che si nascondevano il pane per portarlo alle ragazze che magari finivano un pasto e avevano ancora fame, io l'ho collegato quando io mi nascondevo il cibo nei pantaloni, nelle maniche, ma perché io poi lo andavo a buttare. E quindi, ecco, ci sono poi dinamiche diverse, ma sempre questo cibo di mezzo che non dovrebbe essere così. Il cibo deve essere il contorno di una vita, mentre invece noi... A me sta venendo la nausea del cibo, perché ho detto basta, questo crollo vertebrale mi ha fermato. Non dico che la malattia non ci sia più, perché è sempre qua che mi sussurra voci brutte
e mi dice che sono grassa, che sono brutta, che devo dimagrire, che così non vado bene. E io, mia mamma mi dice non sentirle, ma come faccio a non sentirle? Quando io metto in bocca un boccone di un qualcosa che magari non mangio da tempo, che mi fa paura, mi batte forte il cuore, comincio a sudare, mi viene la tachicardia, tremo, quella come la gestisci? Cioè, viene, devo imparare a viverci, a conviverci. Vorrei però avere un rapporto più sereno nei confronti del cibo. Cioè, io voglio poter andare a mangiarmi la pizza quando voglio, non che me lo devo dire, mi faccio come regalo di compleanno, se riesco vado a mangiare la pizza. No, io se vado a mangiare la pizza la mangio perché mi deve far piacere andare a mangiare una pizza con gli amici, e la pizza dovrebbe essere il contorno, non il fulcro di quella cena. Mentre invece quando ci sono questi disturbi hai il pensiero ossessivo della dieta. E poi se c'è gente, non voglio essere, però se c'è gente che non so come ragiona, ma che va a dire a delle ragazzine, a donne, ragazze, a chiunque, che non devono mangiare o che devono essere magre, ma e non hanno magari delle basi o delle nozioni di alimentazione dietro, no? Sulla base di cosa vai a dare delle diete o dei suggerimenti o delle imposizioni addirittura a delle ragazze che poi si lasciano condizionare, poi ci sono i confronti con le altre ragazze, quella più magra, allora io mangio di più, no, mangio di meno, allora vomito, allora cammino, allora... Cioè, alla fine non vivi più, cioè, la vita diventa solo quello, e lì si parla anche di sport, cioè, lo sport dovrebbe essere una cosa piacevole, tra l'altro io ho un fratello che lavora per la Nike, cioè, lo sport è fondamentale, anche per lavorare bene, per avere uno stile di vita... salutare, capito, Tania, bene. C'è Tania che tu conosci, no, Giulia, che hai conosciuto l'altra volta in collegamento. Tania, no, continua l'ossessione per il peso e il mondo esterno che non comprende, non capisce quello che una persona sta vivendo. Non ci dimentichiamo la base affettiva, la problematica affettiva in una malattia come l'anoressia. Allora, Tania, sarebbe... Tania, mi piacerebbe... Aspetta, sentiamo Tania e poi sentiamo Rosario. Dimmi. È al centro perché spesso le persone che si ammalano di anoressia sono persone che vogliono amore, vogliono affetto. Io ne ho sofferto, sì. È un modo anche per avere l'attenzione delle persone che ti stanno intorno, e quindi l'emotività e la sensibilità della persona sta proprio alla base dell'insorgere di queste malattie. Spesso la persona anoressica, come ero io quando avevo 16-17 anni, ho iniziato ad ammalarmi di questa malattia, sì, è sempre una fragilità, un momento delicato che è quello adolescenziale. Sono persone che sono più sensibili della norma, per cui una stessa cosa detta ad una ragazza più forte non ha lo stesso risultato, non ti dà quel dolore, quella sofferenza, e non può innescarti l'inizio di un disturbo alimentare come quello di Giulia o come quello che ho avuto io. Quindi bisogna stare davvero molto attenti alle parole. Molto attenti, infatti è per questo che infatti mi sono quando io ho fatto il di dire prima attenzione, perché da dietro a quelle parole che noi stiamo leggendo, a queste denunce di queste atlete, c'è un mondo enorme, perché chissà quante ragazze poi sono state portate all'anoressia, per cui sono dal non mangiare sono diventate invece... dentro la malattia. E questa è una cosa gravissima che non vorrei che fosse gettata in 2-3 giorni di programmi televisivi, giornali che ne parlano, dopodiché si dimentica tutto si ritorna a prima. No, noi veramente faremo da sentinelle in questo. Sì, brava. Ma facciamolo tutti, nel senso, ma anche no? Perché... Dimmi Giulia. Io sono un fiume in piena, dicevo con Giovanna, devo scrivere un libro, perché io vorrei dire tante di quelle cose, che lo spazio televisivo è così breve che mi sembra di dire due cose, no? E io avrei un mondo da dire, no? Cioè, quante cose in 20 anni che vorrei raccontare e dire, ma devo studiarmi qualcosa, questo che sto facendo non è abbastanza, sento che devo fare di più. Devo fare di più per me, per gli altri, per chi non c'è più, perché tante amiche
non ci sono più. Io l'altro giorno, mentre ero in sala d'attesa a aspettare che ho fatto il pre-ricovero, perché posso dirlo, praticamente l'intervento consisterà, io non vedo l'ora, cioè, perché da domani in teoria non dovrei più sentire male, no? E quindi potrò rialzarmi con le mie gambe come facevo una volta, come una farfallina, no? Senza dover inspirare, espirare prima di alzarmi, cioè. E praticamente l'operazione consiste in specie di siringhe, aghi molto lunghi che dalla schiena entrano dentro le vertebre, inietta della resina che nel giro di un quarto d'ora mi hanno detto si trasforma in cemento. Io le due vertebre che mi si sono rotte sono quelle in alto, la undicesima e la quattordicesima, ma io sento male sotto, mi sembra di avere una scopa nella zona lombare. Perché? Perché io mi ha spiegato perché sento male sotto, perché non ho più il sostegno delle ossa che ormai si sono rotte, non che le altre sono messe meglio. Giulia, mi commuovi sempre tanto. Non che sono messe meglio le altre, no? Ha un'energia questa ragazza incredibile, incredibile. Perché sì, io vado in bici, l'altro giorno ho chiesto in farmacia, avevo tanto male, ho detto scusate, mi fate passare perché ho un problema alla schiena, e una mi dice ma se ha un problema alla schiena deve stare a casa a riposo, lo so che dovrei stare a casa nel letto con delle vertebre rotte, ma io non ce la faccio, io devo fare, perché io... Allora, io non mi ferma la malattia, mi afferma. Poi c'è anche il problema fisico, perché l'osteoporosi e tutto quello che comporta poi la malattia. Nel caso di Tania, insomma, un po' il contesto cambia, nel senso che secondo me intanto dobbiamo fare riferimento al mito dell'immagine del corpo. Viviamo in una società davvero in cui questo, diciamo, è il mito della magrezza e tutto quello che ne consegue. Per cui non dobbiamo fare riferimento. Per cui non dobbiamo, che ha detto fare riferimento. Non dobbiamo fare riferimento. Scusa, perché, io ascolto ogni come parola, dire, le immagini che vediamo bombardano. Sono sono queste, ma noi non dobbiamo fare riferimento a quell'immagine. Oggi, non dobbiamo mitizzare la magrezza. Oggi però, per fortuna, io poi credo di essere persino noiosa per quanto lo ripeto. Sottolineo sempre che il discorso del peso è del normopeso, brava, perché il sovrappeso brava. È nocivo per la salute, ma noi dobbiamo raggiungere il normopeso, il nostro peso ideale, non quello che vorremmo essere. Però adesso perché parliamo di anoressia, adesso assolutamente pericoloso. Velocissima, che ho un minuto. Comunque l'anoressia è un fenomeno che riguarda anche gli uomini, è una malattia che riguarda anche gli uomini, questa parte, sia nello sport che nella vita. Cecchi, volevi dire una cosa? Ricordiamoci appunto di non avere l'ossessione del cibo, perché come ha detto bene Giulia, grazie, auguri affettuosi, è un problema di carattere psicologico, bravo, affettivo profondo, bravo, non è un problema alimentare. È una fame, bravo, d'amore. Fame d'amore. No. Ma la disformofobia, allora, è quello che non ti fa vedere come sei. Scusatemi, che sono in chiusura, noi ti seguiremo poi in quella. Beh, dillo Nora, io lo dico. Tanti auguri, Tania. Auguri. Auguri. Tania, tanti auguri. Giulia, si chiama Giulia. Grazie. Giulia. La prossima, allora, mi fai una promessa, Eleonora, se ci tieni. Dimmi. Ci rivediamo con le vertebre nuove. In studio. Ci rivediamo. In studio con le vertebre nuove. Ci rivediamo sempre e faremo tante puntate insieme, così potrai dire tutto quello che hai dentro di tutti questi anni, che magari non hai raccontato di te. Magari attraverso la TV scriviamo un libro insieme, va bene? Lo facciamo attraverso i nostri lettori, sono i nostri telespettatori, va bene? Ciao tesoro mio. Ti vogliamo bene. Auguri, auguri, auguri. Ciao. Fino qua, eh? Ciao.